È tosta da digerire, così è tosta veramente per i tifosi dell'Inter, perché comunque hanno fatto una gara spettacolare, soprattutto nel primo tempo. Diciamo che poi nel secondo tempo c'è stato l'ingresso di Dembélé, l'ingresso di Vidal, la partita è un po' cambiata, il pallino è tornato saldamente nelle mani del Barcellona, l'Inter sempre con qualche ripartenza, però poi quando si sono accesi quei due, Messi e Suarez, e lì si è spenta la luce dell'Inter, che nel primo tempo, ripeto, è stato il vantaggio fulmineo di Lautaro Martinez con un bellissimo gol. E nel primo tempo quasi soltanto Inter, nel senso c'è stato questo sterile possesso, attenzione ancora del Barcellona in avanti, c'è stato questo possesso palla abbastanza sterile da parte del Barcellona, che però finalizzava pochissimo, perché poi le tre punte non andavano mai dentro l'area, perché comunque la difesa arcigna dell'Inter e non trovavano spazio, per cui loro stazionavano cercando di trovare un pertugio, stazionavano al limite dell'area, mentre invece l'Inter ripartiva con appunto dei contropiedi micidiali, e oltre il gol c'è avuto almeno altre 3-4 occasioni importanti. Su una c'è stato un colpo di testa di Lautaro Martinez e ha smiracolato la grande Ter Stegen. Nel secondo tempo poi c'è stato questo cambio tattico, l'entrata di Vidal, e lì poi è cambiata diciamo, l'equilibrio della partita, si è spostato verso il Barcellona, le tre punte sempre che comunque stazionavano senza mai entrare in area, ma dai e dai, Suarez ha trovato il gol clamoroso di prima intenzione, una rasoiata che è rimasta proprio dritta e si è infilata nell'angolino. Penso sia finita adesso. È stata una beffa, ragazzi. Questa è stata veramente una beffa, perché l'Inter ha fatto una partita pressoché perfetta. Chiaramente sappiamo il livello qualitativo del Barcellona. Sembrava poter controllare, sembrava poter ripartire. E poi ancora Messi, passaggio. Suarez fa una magia, nasconde il pallone, non mi ricordo manco chi, si presenta davanti al portiere e raddoppia. E a quel punto ti cascano veramente le palle per terra. Comunque, e nel primo tempo mi sono piaciuti moltissimo Lautaro Martinez e Sanchez, che hanno fatto un lavoro clamoroso tenendo la squadra corta e praticamente riniziando, riproponendosi sempre in contropiede. Tra l'altro c'è da notare che mancava Lukaku, che comunque non è un elemento da poco, che poteva consentire anche un tipo di gioco diverso all'Inter, eventualmente avesse voluto scavalcare il centrocampo e quindi il pressing del Barcellona. Per Lukaku, che avrebbe fatto la torre, e poi sulla seconda palla andare a fare il pressing e rubare palla, mentre invece, non essendoci lui, hanno dovuto ripartire praticamente dalla fase difensiva buttandosi in avanti velocemente. E Barella ha fatto una partita sensazionale, secondo me. Abbiamo rivisto il Barella dei tempi di Cagliari, Sensi come al solito alla grande, l'arbitraggio non sempre ineccepibile, infatti Conte è stato anche ammonito per proteste. Forse c'è stato, non si è capito bene, anche un mezzo episodio da rigore. E niente, alla fine comunque l'Inter, facendo un grande partitone, raccoglie niente, raccoglie zero, e la situazione a questo punto inizia un pochino a complicarsi nel girone. Scrivetemi sotto i commenti che partita avete visto, chi è stato secondo voi il migliore in campo. Un saluto, buonanotte e sempre caccio paccio.